Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Carlitos, qui con me non c'è nessuno. Oggi Andreone non è qui con me. Sono qui con la mia nave Kawaki, nave pesante livello 4. No, sì, 4, livello 3. Ops, scusate. Come potete vedere, ho fatto solo le giapponesi per ora. Le USA non le sto toccando per niente. Ho fatto giusto forse qualche partita con la Erie, livello 1. Però le altre per il momento non mi interessano. Voglio concentrarmi sulle giapponesi e farmi tutte le navi di ogni tier. Soprattutto le pesanti e le medie, che io le chiamo così, però hanno i loro nomi che sono Cruiser e Battleship. Comunque, oggi volevo fare una missione insieme a voi, che è questa, Sky in Flames, Cieli in Fiamme, che vinco 35.000 crediti se faccio 3 vittorie in un giorno. Ora sono 2 su 3, quindi speriamo che questa sia la volta buona. Ogni giorno su World of Warship ci sono delle missioni. Dopo che le finite, dopo 24 ore si rinnova con una nuova. Quindi iniziamo subito. Eccoci qui, la partita sta già caricando. Mappa Big Race, Incuter Battle, quindi penso che sia una battaglia. Ah sì, come in teoria predominio. Dovrebbe essere la predominio di World of Tanks con una singola bandiera e tutti che dobbiamo andare a catturare la singola bandiera oppure distruggere tutti i nemici. La schermata delle tattiche ancora non funziona in questa schermata iniziale. Sta per iniziare la battaglia a 5 secondi, partiamo subito. Allora, ho appena affollato la nave, infatti c'ha dei cannoni abbastanza prepotenti. Direi di andare subito su. Usiamo la M e poi un click per dirgli dove andare. Schiacciamo la M, ora fa tutto da solo. Voi dovete solo dirgli di premere avanti. Quindi che dire ragazzi, questo gioco inizia a piacermi particolarmente. Purtroppo sino ad ora sono usciti pochi video perché lavoriamo, non facciamo solo video su YouTube, quindi poco per il tempo per registrare non è tantissimo. Però da ora cercheremo di portare molti più video. Dai, come matchmaking diciamo che siamo a cavallo, ci sono solo livelli 4 sopra di noi, anzi no, c'è anche l'Independence di livello 5, anche la Congo. Siamo messi di merda, sì, siamo messi di merda. Allora, vediamo qui, se premiamo Alt ci dice quanto possiamo arrivare di massimo col cannone, che sono agitata di 9,64 km. Mi sa che quella nave lì non ce la facciamo a prenderla, ma forse quella lì sì. Peccato che sia dietro il muro. Guarda quelle che si danneggiano l'una con l'altra, si spingono, guardate. Assurdo. Che spettacolo. Allora, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cannoni da un lato. Quindi 8 cannoni per parte. Qui forse si riesce a beccare qualcosa. Vediamo un po'. Spariamo qualche colpo di avvertimento. Tasto Z per vedere se il colpo va a segno. E peccata! Gli ho fatto abbastanza male anche. Vediamo se riusciamo a beccare qualche nave. Ecco, quella che sta girando, secondo me, è fattibile. Oh, mi sa che mi sparano a me. Beccata una. Sparano a me, sì. E mi hanno beccato anche, aia. Corri. Spariamo un po' di colpi di avvertimento. Il bello di questa nave è che ha una bella palombella, quindi i colpi fanno abbastanza male. Guarda lì, che si incasinano. Aiuto. Guarda quelli che si schiantano uno contro l'altro. Ma che fanno? Meglio, tutto punti per noi, punti facili. Olè. Non so se mi conviene sparare a P o H, sinceramente non l'ho ancora ben capito. Spariamo un po' di colpi di assestamento. Olè, guarda lì la pioggia e non le becca neanche uno. Che figura di cacca. Che figura di cacca. Il brutto di questa nave è che c'ha 20 secondi di ricarica più o meno. Quindi prima di beccare un nemico ci mettiamo anni. Guarda lì. E becca il mio alleato dietro. Malissimo. Qui si riesce a beccare qualcosa? Forse sì. Olè, carica, carica, carica. Colpo di avvertimento. Un altro colpo. Un altro colpo. Fermiamoci perché forse è meglio. Gli ho rotto il timone e anche un cannone. Andiamo alla grande, ragazzi. Vediamo su in alto a destra che ho già fatto 9 colpi a segno. Anche senza XVM sappiamo già tutte queste belle informazioni. Aiuto, torno indietro. Dai. Mamma mia, troppo lenti, troppo lenti.
sa che non ce la facciamo. Mi sa che non ce la facciamo. Questa ci viene addosso proprio. Dai, carica. Colpo carico. Sparare. Acqua. Sparare di nuovo. Peccato. E ti metto anche a fuoco. 8000 danni. Dai, però così non va bene. Non riesco a sparare. Ho neanche un colpo. Eccolo. Arriva. No, c'era il muro. Maledetto. Dobbiamo andare a farcelo. Dobbiamo andare a farci questo nemico. Piano piano. Spuntiamo. Mi spara anche su lui di sto maledetto. Ne approfitta perché sono lentissimo. Mi sa che qui becca ancora i muri. Ole. Forse ora non più. Infatti. Gli manca poco per morire. Dai, 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 dai. Un colpo è mio, un colpo è mio. Un colpo è mio. Tanto sta prendendo fuoco, vediamo che perde vita lentamente, ma la perde. Aia, premiamo il tasto T per rifarci un po' la vita. Cos'era quella botta? Mamma mia. Para. Mia. Uccidilo. Bastardi, me l'hanno rubata. Maledetti. Che liscio che li ho mollato a questo. Ora giriamo un po' perché questi mi sa che mi fanno la festa. Ole. Questa che nave è? Mi sa livello 5, eh. Mi sa di sì, sai. Intanto vediamo che li sparano in automatico. Dai, tutti, spara tutto. No, mi hanno fatto malissimo. Oh, fuel. Sì, vabbè, che è sto casino. Aiuto. Aiuto. Piglio fuoco. Speriamo da fuori. Casino. Tale, 1700 di danni. Aiuto. No, guarda che mi ramma. Mi ramma e poi ho anche i siluri. No, morto. Molto male. Molto malissimo. Che esplosione. Mi sa che la vittoria non ce la facciamo a farla in questa battaglia. O forse sì, dai, sono io l'unico scemo che è morto. Però sono ancora in tempo. 4 kill per 4 kill. Chissà se ce la faremo. Allora, andiamo su un'altra nave. Vediamo un po'. Qui c'è la livello 4 Miyogi. Dovrebbe essere anche questa, sì, una battleship. Questa è livello 4 dopo la mia, quella che avevo ora. Spettacolo. Aia, questa muore male. Minchia, porto sfiga. Andiamo sulla Independence livello 5, portaerei. Però le portaerei sono noiose da guardare così. Ecco, infatti mi manda su un'altra. Andiamo sulla Phoenix. O Phoenix, come cavolo si chiama. Tira una botta di là. E mi sa che non lo prendo. Cambiamo nave sulla Kawaki. Livello 3 pesante come la mia. Vediamo se riesce a fare qualche danno contro quel Homa. Hamaha. Sembra Yamaha. Si capisce molto. Li stiamo facendo secchi. 6 a 5 per ora. Abbiamo nave ancora. Vediamo se c'è qualcuno che fa qualche azione carina. Questa è la navetta alfa che avete visto nei video precedenti insieme ad Andrace. Dovrebbero cappare i nostri però, eh. Se no. Infatti mi sa che questo qui da qualche parte che sta andando a cappare. Questo no. È bello come si passa da una visuale all'altra. Questa che nave è? La Congo, bella. La livello 5 pesante, battleship quindi. Grandiosa. Chi c'è? Qualcuno da questa parte? Ciccio. No, quelli sono tutti cadaveri. Quindi che ci fai qui? Niente. Ritorniamo sulla Kawaki di Deacon Frost. Aia, gli aerei lo stanno bombardando. Vedete questo simbolo qui sopra, 2,7 km, 3 ora. Quindi sono gli aerei che ti bombardano. E ora arrivano anche quelli che ti mandano i siluri. Oh oh. La vedo male per il nostro amico Deacon. La vedo molto male. Aia, eccoli lì, si mettono in formazione, ora girano e puff, buttano i siluri. E non lo beccano, come mai? Strano. Forse l'ha messo troppo vicino. Stranissimo che non li abbia beccati però. Guarda che sono di là in fondo. Molto strano. Madonna però. Chi è quell'altro?
La Congo, beh, livello 5 contro livello 3. Di far culo per forza, se no. Dai, dategli una mano, dategli una mano. Su che potete vincere, 7-8 a 5. Dai, dai, dai. Vediamo che sta sparando all'aircraft carrier. Dovrebbe essere così, sì. Dai, dai, fuori di giocare imparo anche i nomi per bene, ragazzi. Che botta le ha tirato la Congo. Mamma mia, gli ha fatto il culo. Gli manca pochissimo. Ai ai ai, artiglieria lancia i bombardieri. Lancia i bombardieri. La Congo ora quando ti risaluta con qualche colpo muori. Tu ci provi però non gli fai nulla. Hai anche una mela di merda, se si può dire. Eccolo. Porca puttana che legnato. La Congo sembra essere davvero una nave molto molto forte. Andiamo sulla Ivaki Alpha, che non è messa molto bene, infatti brucia. Fuma, fumocchia. Tirali qualche cosa, dai. Che ce la fate, su. Ecco che vi lancio i siluri. Uno dopo l'altro. Volevo vedere quest'altra. Questa cosa fa? No, volevo vedere questa. Oh, questa è la Congo. Vediamo in azione sta Congo, se è davvero forte come sembra. Tasto Alt per vedere con precisione quanto li toglie. E se lo becca soprattutto. Non becca un cazzo. Però i bombardieri beccano a lui. E la mandano in fiamme. Uia. Brutta cosa. Dai ragazzi, dai che manca poco. Cappate, su. Cappate per noi. Per la mia vittoria, cappate per la mia vittoria. Che mi serve. Aia, un attacco di bombardieri dalla Congo. Questo ti lancia i siluri molto vicino e ti fa il culo. Ti apre in due. Aia. Mi sa che ti aprono in due. Ti beccano in due. No, che culo. Che culo di merda, non ti ha beccato neanche un siluro. Molto fortunato. Ora vedremo lo scontro Congo vs Congo. In diretta proprio. Chi la spunterà? Il nostro alleato o il nemico, secondo voi? Però loro sono in due, maledetti. Su, su, dategli una mano. 8 contro 7. Cioè, 5 contro 4. Mamma mia. La partita volge quasi al termine. Sono passati già 10 minuti, no, 15 minuti. Cazzo. Durano molto le partite. Aiuto. Ecco che si mette di lato per sfruttare tutti i cannoni della Congo. Ritira delle belle lineate. Possiamo vedere che di danni ne fa abbastanza. Il problema è che di sicuro caricherà in tantissimo tempo. Ora vediamo un po'. Appena ricarica e avrà tutti i colpi pronti a disposizione, penso che lo faccia fuori. 4000 di danni dovrebbe mollarli. Eccoli, arrivano le scariche. Primi colpi sparati e lo riduce a 519. Manca poco. Olè. Spara altri due colpi e se la porta a casa, mi sa. Dai, 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 l'ultimo colpo. Bello così. Abbiamo visto in diretta lo scontro Congo vs Congo e vince Congo. Era scontato però. Ora però non è messo benissimo. Aia, aia, è nella linea di fine mappa. Ah. Qui si blocca, mi sa che non riesce a scappare dai bombardieri. Ai 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 ai. Oh 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 oh, le lanci siluri. Azzo. Questi se li becca. Questi se li becca tutti. E muore. Male. Dai, se ce la fa scansare anche questi siluri è uno sculato del cavolo. Che culo. Che culo che c'ha questo. Mamma mia. Che partitone che ha fatto sta Congo. E quei siluri? E quei siluri così a caso? Vediamo se lo beccano, vediamo se lo beccano. E lo beccano! Bel colpo. Peccato che solo uno e non tutti, se no li avrebbe fatto davvero il culo. Però ora si spara la Congo con tutti i cannoni. Li fa davvero male. Li fa davvero male. Dai, Questi sono alleati. Ok. Appena ricarica la Congo dovrebbe fargli il
bella festa. Anche se quella è una battleship, pure quella, però è di livello 4. Battleship di livello 4 americana, se non erro. La Miyogi. No, non mi sembra un nome americano. Potrei sbagliarmi, eh. Sono alquanto nabo di nomi in questo gioco. Aia, aia, le sta prendendo, le sta prendendo. Gira bello, gira. Cazzo, li stai scassando tutti però. No, cosa buona. Gira. Gira, tira le due botte. Oh, eccolo che arrivano le botte. Però se non arrivano gli aerei a dargli una mano, mi sa che fa una brutta fine sto Congo. Su, su, su. Siamo 5 a 3. Solo 3 nemici mancano all'appello. Però le sta prendendo di santa ragione sta Congo. Non riesce a beccarlo perché è troppo fine. Invece la Congo vedete che è molto larga, quindi è più facile da beccare per i nemici. Aia. Mi sa che la vedo dura. Però la Congo si sta ricaricando la vita. Avrà usato sicuramente il tasto T, il consumabile che hanno introdotto, e la uccide. Che botta. Mamma mia sta Congo. Congo 3 kill ha fatto. Grandissimo. Il signor Skalaknin 89. Grande. Bravissimo. GG Congo. Bisogna sempre ammirare i giocatori che vincono in queste maniere. Eccoci che la Congo entra nel cap. Purtroppo ha diversi aerei, mi sa, contro di lui. C'è la Independence molto vicina. Però bisogna guardare l'altra visuale. Dove? Ancora una. Eccoci qui. Questa dovrebbe lanciare i siluri contro la... Mi sa che li becca. Si sta preparando per lanciare i siluri. Vai, che vi fate anche l'Independence. Lancia i siluri, su. Tiragliene. Guarda l'aereo che cade. Cius. Pericolo. Siluri lanciati. Sa che non lo beccano però. Non lo beccano. Vediamo. Eccoli, sono quasi vicini. Cazzo, sta finendo i secondi. 5, 4, 3, 2, 1. È finita la partita. No. Che sfiga. Dai, non me l'hanno fatta vincere. Maledetti, non me l'hanno fatta vincere. Li odio, vi odio. Un guadagno di 70.000 silver più o meno, 1.154 di esperienza e 57 di free experience. Vediamo nel team score come mi sono piazzato. Secondo. Bravo Carlo. Forte lui. Ha fatto 20.000 di danni con le AP, 6.000 con le HE. Dai, che inizia a prenderci la mano. Purtroppo la missione non l'ho vinta, ma spero di vincerla nei prossimi video. Ebbene ragazzi, questo video finisce qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!